Un pomeriggio luminoso, davanti ad un pubblico festante, accoglie i partecipanti alla prova valevole per l'assegnazione del campionato del mondo a squadre, gruppo C. Con i piloti italiani sono schierati al via le rappresentative di Austria, Bulgaria e Ungheria, in lotta aperta per il superamento del turno. Nello scontro diretto con la forte rappresentativa ungherese, l'Italia deve subito rinunciare ad una pedina importante. Alla sua prima uscita, Dal Chiele è coinvolto in una spettacolare caduta innescata dalla irruenza del magiaro Tiani. Nonostante l'handicap iniziale, i nostri tengono duro, il pubblico di casa li sostiene a viva voce. Castagna, Salvatelli e Furlanetto sono decisi a rimontare i 12 punti di svantaggio iniziali. Con loro buona la prova di Righetto, chiamato a sostituire l'infortunato Dal Chiele. Per cercare di passare in testa bisogna osare qualcosa di più. La pista sembra più stretta quando ci si trova in 5 gomito a gomito e così a volte il contatto è inevitabile. Niente di grave, quando il pilota cade il motore si spegne, mentre l'incolumità fisica è garantita da adeguate protezioni poste all'interno della speciale tuta che i piloti indossano. Prontezza di riflessi e un motore in grado di fornire forti accelerazioni sono gli elementi indispensabili per partire al comando. Una buona partenza è fondamentale, ma il bello deve ancora arrivare. Praticamente priva di freni, la motocicletta da Speedway va guidata tutta in controsterzo, controllando la sbandata con minime aperture e chiusure del comando del gas. L'effetto che ne scaturisce è unico. Al termine del rettilineo, dopo aver scaricato a terra tutta la potenza, arriva la curva. Quando a tutti verrebbe istintivo di frenare, il pilota da Speedway imposta la curva, in modo tale che la motocicletta inizi a sbandare. Il piede sinistro diventa il perno fondamentale di tutta l'azione. La suola dello stivale, appositamente rinforzata con una lamina di acciaio, deve sfiorare il terreno, controllando e limitando la sbandata. Occhi puntati su Armando Castagna, il più forte rappresentante della scuola italiana di Speedway, partecipa da 3 anni al campionato inglese. L'esperienza maturata alla corte di Sua Maestà ha profondamente migliorato il suo stile di guida, proiettandolo con decisione ai vertici nazionali. Castagna ha vinto quest'anno il 4º titolo tricolore, precedendo sul traguardo finale
Dal Chiele, autore di uno splendido finale di stagione, il campione uscente Furlanetto e le promesse Salvatelli e Vesprini. La mia stagione è cominciata bene, e poi ho vinto le due o tre gare di campionato italiano e poi sono andato in Inghilterra e c'era una gara importantissima di lega inglese e sono caduto e mi sono rotto una costola e ho danneggiato un rene e sono stato fermo due mesi e poi ho ricominciato, sono due settimane che ho cominciato e adesso speriamo che di ricominciare a entrare un'altra volta nel giro. Nuova partenza e nuovo spettacolo. Il susseguirsi delle manche mantiene alta l'attenzione del pubblico, mentre i piloti ad ogni partenza cambiano la posizione sulla linea del via, in modo tale che ognuno abbia le medesime possibilità di essere in testa alla prima curva. Il pilota che è davanti sceglie le traiettorie migliori. Bisogna mettere le ruote dove il fondo è meno scivoloso. Il pneumatico posteriore deve avere massima aderenza, altrimenti si corre il rischio di restare in stallo all'uscita di una curva, con la ruota che gira a vuoto e gli avversari che si involano verso il traguardo. Questi motori sono praticamente monomarcia. La frizione serve solo al momento del via. Dopodiché l'unica cosa che conta è la sensibilità del pilota nel dosare il comando del gas. All'arrivo basta chiudere il gas per ottenere, grazie al generoso freno motore, una brusca accelerazione. Lo spettacolo continua. I danzatori dello Speedway sono ancora nell'arena. Sfidando tutte le leggi fisiche, riprendono ad accelerare per poi scivolare in fondo al rettilineo come se stessero guidando sul ghiaccio, controsterzando a tutto gas con un effetto veramente unico tra tutte le specialità del mondo del motociclismo.
Ai nostri piloti stava per riuscire la grande impresa. Con una rimonta certamente clamorosa avrebbero potuto raddrizzare la situazione, ma una serie di dubbie decisioni arbitrali chiudeva ai nostri piloti ogni possibilità di riaggancio. L'arbitro nello Speedway ha le stesse mansioni del suo collega del mondo del calcio. Il suo giudizio è nel bene e nel male inappellabile. E quando un rigore è concesso non c'è più nulla da fare, a nulla valgono le proteste a volte giuste del pubblico. La decisione è presa. Certo che quando l'arbitro è ungherese, come il pilota favorito dalla sua scelta, qualche sospetto è più che mai lecito.